Il quotidiano degli sviluppatori indie non è proprio facilissimo, in particolare se non sai dar vita a prodotti di qualità. Valve ha appena rimosso da Steam i giochi di Incel Games, un piccolo team con sede a Malta. Il motivo è presto detto. Il presidente della compagnia ha praticamente minacciato di licenziamento i dipendenti, richiedendogli di comprare i propri giochi su Steam in maniera tale da poter lasciare delle false recensioni positive. C'è da dire che questo signore è un signore con la S maiuscola e nella sua email minatoria tranquillizza tutti, assicurando che provvederà a rimborsare i dipendenti per gli acquisti. Basta lo scontrino, non c'è problema. Fortunatamente la mail inviata da questo eroe è arrivata su Reddit e da lì il passo per raggiungere Valve è stato breve. Il colosso di Gabe Newell ha immediatamente interrotto qualsiasi rapporto con lo sviluppatore. Naturalmente, se siete già in possesso di uno o più giochi sviluppati da questa azienda, non vi preoccupate, i giochi resteranno nella vostra libreria e potrete utilizzarli normalmente, scaricarli, installarli e tutto il resto. Per essere più chiari, i videogame incriminati sarebbero Guardians of Ember, Wild Buster, Heroes of Titan e qualche altro prodotto non meglio identificato. Tra l'altro, visto che questo Wild Buster è nel mio elenco di titoli Steam, quindi presumo che sia un gioco rilasciato qualche tempo fa in qualche bundle su Humble Store. Ad ogni modo, la libreria di Incel è attualmente in vendita solo sul sito ufficiale dello sviluppatore e su Humble Store, che con ogni probabilità non interromperà la vendita come ha fatto Steam. Infatti è ragionevole presumere che Humble Store abbia già acquistato un certo numero di chiavi di attivazione, che ovviamente dovrà cercare di rivendere in qualche modo. In tutta questa bellissima storia, ciò che francamente non riesco a comprendere è per quale motivo il CEO di Incel abbia voluto praticamente costringere i propri dipendenti a fare una cosa del genere. Sarebbe stato anni luce più sensato fare tutto da solo, creare degli account falsi su Steam con delle email false, comprare i giochi, lasciare le recensioni, chiedere a se stesso il rimborso e recuperare il denaro. Evidentemente era un ragionamento troppo complicato e questo soggetto ha ben pensato di sfruttare i propri minion per fare il lavoro sporco per la scienza. Ora, se la tua azienda non funziona, non vai a chiedere ai tuoi dipendenti di truffare i consumatori per restare a galla. Comincia magari un pochino a sbracciarti. Accetta il fatto di trovarti in un mercato altamente competitivo, proponi idee che ti permettano di ritagliarti un tuo spazio. Se ti manca la testa, il budget, la capacità di pianificazione o semplicemente la stoffa per fare questo lavoro, non è che tu debba farlo per forza. Nessuno ti costringe a sviluppare se non sai sviluppare. Non è la tradizione di famiglia che devi portare avanti perché tuo nonno era programmatore fin dai tempi di Musso Hitler. E soprattutto, nessuno desidera che tu ti metta a rubare pur di continuare a fare una cosa per cui evidentemente non sei tagliato, zio. Ci sono un sacco di professioni nel mondo. Apri un negozio di salsicce, diventa fantino. Se chiedi a qualcuno di mentire su una recensione, stai 1. Minacciando un tuo sottoposto. 2. Stai perdendo la tua dignità. 3. Stai truffando il cliente. 4. Stai a tutti gli effetti rubando. 5. Ti stai tagliando le gambe da solo. Perché se questa storia esce fuori, stai tranquillo che nessuno vorrà più lavorare con te o per te. Poi, sul serio, fermiamoci un secondo. Una email? Veramente? Tu fai una richiesta del genere attraverso un documento digitale che chiunque può leggere, stampare e diffondere? Ma sei serio? In pratica qua tu mi stai dimostrando di essere furbo più o meno come un pinolo. Hai scarsa lungimiranza, una totale mancanza di rispetto nei confronti del consumatore, una totale mancanza di rispetto nei confronti dei dipendenti, incapacità di prendere decisioni sensate e mi ha appena chiamato Ubisoft, dice che ti assumono.
Ok ragazzi, anche per questo video è tutto. Come al solito, se il contenuto è stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Se non vi è piaciuto, lasciate un pollice in giù e commentate con le vostre critiche. Alla prossima.